Sotto rende l'attualità di Nadu Rimuscio all'Assemblea di Corsica, perciò chi tocca un pagamento di più di 80 milioni a Corsica Ferris, a collettività un bolle baga o brevetto li umanda i val, ciò che ha nerbato assai Gil Simeoni, intanto budgetto supplementare di Stato adottato. Allora, chi si può aspettare questi prossimi giorni, faremo un punto in diretta in cui Dominique More. Uben si ringira un numero di contaminazioni al coronavirus in l'isola, una crescita di più di 60% in una settimana. Vedremo a chi ne siamo della capacità di l'uspiale. Chi ha voluto mettere in œuvre le service complémentaire e chi ha insisté e tordu le bras des élus? C'est pas moi qui le dis. C'est Ange Santini e c'est Paul Jacobi. Qui a été le principal bénéficiaire du service complémentaire? C'est l'État. Au service de quels intérêts le service complémentaire a-t-il été mis en œuvre? Au service d'intérêts radicalement extérieurs et étrangers à la Corse. Je vais vous dire ce qu'il est le fond du problème. Il n'est pas technique, il n'est pas comptable, il n'est pas juridique. Il est politique et je vais même plus loin, il est philosophique. Depuis des mois que nous parlons de tout, des prisonniers, de la terre, de la langue, de l'histoire, de l'énergie, de ce que nous voulons faire, de notre jeunesse. Jamais, pas une fois je n'ai entendu dans la voix d'un ministre ou d'un représentant de l'État, vous êtes, vous existez. Ecco la risposta di Gilles Simeoni a Lettera di Brevetto, chi domanda all'attività di scrivere a spesa di un oggetto supplementario. Buonasera a tutti. Questo oggetto è dunque stato adottato senza provvisionare qualche 90 milioni d'euro a Corsica Ferise. Voltiamo una sessione tesa in questo riporto di Marc-Antoine Renucci e Marion Fiamme. In questo dibattito è un oggetto supplementare di un gruppo di dritta che ha pitiato più. Debiti a un livello troppo alto, carichi di funzionamento che crescono. Sono stati numerosi rimproveri, prima da Xavier Lacombe e poi dopo da Jean-Martin Mondolo. Vous savez très bien che il massa salariale e GVT a Bondo, che ha explosé. Nous n'avons pas su comprimer nos charges de fonctionnement. Et la maison, du point de vue financier, il faut que les Corses le sachent, indépendamment de l'amende qui vient aggraver cette situation, est en train de sombrer. Altra critica di un soffio nuovo, ripresa da Jean-Christophe Angelini. Un risico di votare un budget mica sincero, che i 90 milioni a pagare a Corsica Ferris non ci sono mica scritti. Stalita occupata la maggior parte di scambi, palisando di noi relazioni pessime di a maggiorità territoriale in cui stato. Là, je l'ai dit publiquement, et j'ai pas d'état d'âme à le redire ici. On a un peu l'impression d'être pris en otage. Entre un état qui décidément persiste dans la mauvaise attitude et un conseil exécutif qui nous dit voilà, si vous avancez, on meurt. Si vous reculez, on meurt. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un estro militare approdato di noi da Paul Félix Benedetti. Il gruppo Gorin Front ha lo sostenuto con il consiglio esecutivo in 2008, giustificandosi di sa scelta. Il y a des logiques de guerre quand on est à ce niveau-là de rupture économique. Ça veut dire que moi je considère qu'il y a des compagnies qui n'ont peut-être plus envie de rester en Corse. Nous on va rester politique. On va voter, Président, votre budget supplémentaire, tout simplement parce qu'on veut acter qu'on ne veut pas que cet argent serve à payer un racket organisé avec la complicité de l'État. È stato adottato un budgetto supplementario, malgrado la dritta che ha votato contro e avanzemo non ha mica partecipato. Dominique Moret, buonasera, vi ritroviamo in diretta davanti all'Assemblea. Lei ha inteso c'è questo rischio di una messa sotto tutela dell'istituzione. Chi si può aspettare per i prossimi giorni?
On voudrait que ce qui s'est ouvert à Guyogi, infatti, la capacité omique d'y va de l'Assemblée de Gorsica, de la collectivité de Gorsica. Si d'un inscrit, l'86 ou 94 millions d'euros con l'intérêt à budget supplémentaire, ci serait tout à fait un hypocrite scelti et certains investissements prévus ou certains aiuti prévus, non ci serait mica possuti va. Invece, scegliendo d'un mica metterli, c'è un altro prigo che potrà essere ancora più maio, gli ha chiesto Stato, pigliessi a Suprana, piacesse un stabilimento sotto tutela e paghessi da parede un debito e decidi a piazza di collettività di Gorsica, ciò che sarebbe proprio stonante quando si sa che i nazionalisti sono quelli che rivendicano o più poteri politici, sarebbe tanto una situazione un po' strana. Jean-Christophe Angelini, un amico partecipato a voto, e il suo gruppo ha spiegato che c'era un metodo a stabilire in cui relazioni con lo Stato, c'è un vecchio conflitto e su conflitto non deve mica pisare nel funzionamento dell'Assemblea con dei mica per essere piazzato sotto tutela. A dritta, Ied ha detto che ci sarebbe voluto a mettere i soldi in provisioni e pure per discutere dopo con lo Stato. Invece, e qui sull'affare di premura, quale si saranno le discussioni con lo Stato? È stata detta oggi che può darsi Jean Castex non vinerà mica e Maria Antonietta Mobertui diceva prima in Gorsica Sera, se deve avvenire qui a mani bioti, il primo ministro ci vorrebbe lui stessi in Parigi. Ecco, denunciamo oggi qui all'Assemblea Frédéric la situazione in cui lo Stato si è ingattivita, non è mai stata buona, ma si è ingattivita ancora di più se lui giorni. All'Assemblée in cui Lionel Luciani e nostre squadre tecniche devono studiare l'attualità, s'affoleggiano i cifri di contaminazione di Covid in Corsica, ancora di più che a media nazionale, più di 60% in una sola settimana. Allora, chi ne siamo della capacità dell'ospedale? Fiamo un punto preciso in cui Jean-André Marchiani e Amelio Brignoli. In Corsica continua di crescere l'epidemia. Secondo la Santé Publique France, seriamo di 217 casi per 100.000 abitanti, sia il doppio di livello nazionale. Ma di soprattutto la situazione dell'ospedale che è fidata dall'autorità. 11 persone sono intrude all'ospedale per via di Covid, erano 14 la settimana passata. Una situazione in calata, ma ciò la fa caso, dare da si cifri c'è una tensione spiegata dallo stato dell'ospedale. Se non vediamo, l'ospedale d'Ajaccio ha aperto 4 letti in sezione Covid e basti a 10, oggi non hai 2 stabilimenti, 3 GDC, 14 letti sono occupati, infatti siamo quasi carichi che i letti noi sono stati meno numerosi che mentre l'ultimo tempo l'epidemia. Fatta fine, nessuna unità di rianimazione un tocca che ho Covid. Non hai 2 ospedali, ha capacità di operare di 33 letti. 30 sono occupati, 6 da malati di Covid, ma qui di noi è lo stato dell'ospedale che impisserisce il più. Se la situazione impedisce d'orna, l'ospedale sarà in una situazione veramente complicata e per questo che l'autorità ne dia mano d'orna alla vaccinazione e a responsabilità di ognuno. In giustizia, 4 giorni di processo di Morad Akaush davanti all'assise di Gismonte per broa d'assassinio contro 2 guardiani, 2 vittime che hanno contato la sua aggressione a War. Un momento tremendo, François Albert Bernardi. Il primo a testimoniare è Gino Orsatti. La prima vittima tanto dell'aggressione, Gino Orsatti Biendi, conta questa emozione su morto, su giorno qui. Sento la burta di sabre, sento all'arba capisco che è troppo tardi, sento in una lama che picchia, non t'hai mosse di gelo. Gino Orsatti risponde alle domande più d'onore, tra parole piante prova a spiegare ciò che si è passato. E Luigi non ha mai avuto un'onda in cui mora da Caush, non capisco mica perché. Tutti gli anni, rivego sa scena. Je pense que ça a été très difficile pour lui, mais il avait quand même la volonté d'aller jusqu'au bout de son récit et de décrire toute sa souffrance. Et aussi, comme vous avez pu l'entendre, d'aller dans le détail de ce qu'il a pu ressentir et ce qu'il ressent encore, les images et le goût du sang qu'il a évoqué et qui est très touchant, la vision d'horreur qu'il nous a décrite tout à l'heure. La seconda vittima è Antoine Orsini. E lui spiega e rivene, non da tutto ciò che si è detto a guarda dopo il principio della settimana, soprattutto non da ciò che si dice, non da ciò che si passa in bocco. Antoine Orsini di nuovo lamenta che lui ha le regole e rispetto tra i guardiani e i prigionieri da prigione. E lui dice, a Cortella e lui la via, la giusta entra dei mogli. A Caush non era mica un debole, si buia di vende. Spiega a lui Morada Caush non era mica vittima di guardiani. Domani per l'ultimo giorno giurerà sente l'auga di requisizione e di pregura, o era detto di aspettare quantunque, domani sera.
Ecco, penso non disiale. E basta, Laurent Vincenzini rigeverà a Johan Bocconiano, difensore centrale dello Sporting, tratteranno fra altro dell'importanza di giocare a Guppa con Telusacchi a due ore da dietro, il campionato è coupé su punto, ci troviamo domani a mezz'ora, buonasera.